Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Approfittando dei saldi ho fatto un giretto per negozi e sono andata, visto che avevo terminato qualche prodotto sia di skincare, avevo bisogno di roba per i capelli, ragazzi, non mi tocchiamo i capelli in questo periodo perché sono fuori di me, il sole me li sta distruggendo. Quindi sono corsa un attimino ai ripari, dovevo comprare due o tre cosine, vabbè. Stringendo, ho approfittato dei saldi, degli sconti, delle cose e sono andata a farmi un giro. Prima tappa tra tutte, non poteva mancare Bottega Verde, io alla fine mi trovo bene con Bottega Verde. Quindi sacchettina alla mano, ti faccio vedere che cosa ho comprato. Allora, anzitutto proprio parlando di capelli, ragazze, tutti i giorni il mare, il sole, il sale, uno fa di tutto però a volte non c'è rimedio. Infatti io poi a settembre faccio tutta una routine, parrucchiere, colore, taglio, perché qua veramente li sento che mi dicono basta lavaggi tutti i giorni. Vabbè, sì, io parlo dei capelli. Comunque avevo bisogno di qualcosa che me li proteggesse dal sole. Forse, non so, avrei potuto pensarci prima. Invece dopo un mese di mare mi è venuta questa idea. Comunque, meglio tardi che mai, ho pensato di comprare un qualcosa, state fermo, un qualcosa che proteggesse i capelli dal sole. E sono andata alla Bottega Verde, c'erano un sacco di sconti, allora ho comprato lui. Spray protettivo anticrespo setificante con estratto di noce verde. Allora, questo qua nello specifico in realtà me l'ha consigliato mia sorella, perché appena tornata dalle vacanze mi ha detto che si è trovata da Dio. Ha un profumo perché... ha un profumo veramente buono, di mare, di cose solari, di creme solari. Buono e subito lo devo mettere all'opera già da domani, perché sto andando al mare tutti i giorni e davvero i capelli li sto stressando da morire. E quindi niente, avevo bisogno di un qualcosa che li proteggesse. Questo qua l'ho pagato pure poco, aspettate perché ho lo scontrino, era scontato, quindi l'ho pagato 7,49 euro anziché 12,49 euro. E vabbè, lo proviamo un attimino, vediamo come si comporta. Poi, no, per i capelli da Bottega Verde basta. Continuando con Bottega Verde, sempre per il fatto che sto andando al mare tutti i giorni, avevo già finito il solare, che avevo fatto vedere in un altro video haul. L'ho già terminato, mi sono trovata bene tutto quanto, però volevo un attimino cambiare profumazione e sempre approfittando degli sconti ho scelto lui, che è la linea al cocco, che è un po' il best seller di Bottega Verde, diciamo, questo c'è da una vita, ecco, mi ricordo che c'è da una vita. Allora, questo qua è spray solare, attiva l'abbronzatura con SPF 15, con latte di cocco, estratto di carota e di papaya. Sì, sa di... che buono. Adoro il cocco, non so perché l'altra volta ho voluto un po' cambiare, in realtà io ho sempre preso questa qua al cocco. Comunque ho voluto cambiare a sto giro, invece che la classica crema, diciamo, col tubetto che schiaccio, ho voluto prendere lo spray anche per me. Io di solito uso i solari e spray per Justin, perché prima è onde evitare che mi scappi in acqua, io subito lo blocco, io lo spruzzo tutto a posto. Ma nemmeno io c'ho il tempo di mettermi la crema al mare, ragazze, madri, cosa fate al mare? Ditemelo voi, se solo io sono disperata al mare, mi fa impazzire anche lì. Comunque, essendo che ho poco tempo, non è che ho proprio il tempo di mettermi lì come un tempo, mi mettevo sull'asciugamano, mi ricordo, con la musica, non mi era mica, vabbè. E le giornate passavano così a mo' di lucertola, avanti e retro, no? Tipo la bistecca, quando la metti sulla griglia, passavo 6 ore davanti e 6 ore dietro a abbronzarmi. Vabbè, comunque ho deciso di prendere lo spray perché davvero faccio prima, cioè nel senso lo prendo, lo spruzzo senza star là, ora non è che ci mettessi una vita con l'altro, ma ho detto, ma sì dai, proviamo lo spray. Quindi ho preso lui, sempre protezione 15, e niente, vabbè, sono sicura già che mi troverò bene, l'ho sempre usato. Comunque ho dovuto assolutamente ricomprare la protezione solare, e quindi questo qua è il secondo prodotto. Poi avevo finito lo struccante, sono rimasta dall'oggi a domani senza struccante. Quindi, ah no, aspettate, non vi ho detto, il solare l'ho pagato allora 11,99 euro invece che 19,99 euro, perché era praticamente tutto scontato al 40 e al 50, quindi sono andata lì a posto, ho preso anche lui. Poi, vi dicevo, ho finito lo struccante e in questo caso ho comprato questo qua, dice acqua micellare nuova formula con potere struccante raddoppiato. Crediamoci. Comunque l'ho preso nella profumazione mela verde e kiwi, perché questo è indicato per pelli miste grasse. Essendo che io ho la pelle grassa, mi sono presa questo, mi attirava un sacco per la pesca, ma era per le pelli miste, quindi anche no. Io ho preso, diciamo, la confezione un po' più piccola, questa è un 200 ml.
Se non sbaglio c'era anche il 400, però se io non ho mai provato uno struccante non vado a comprare i bottiglioni, perché se poi non ti piace, come nell'ultimo caso, che avrò un prodotto non da bocciare di più, poi non finisce più. Invece una cosa del genere in ogni caso la finisci. E quindi questa qua, che è l'acqua micellare, l'ho pagata 5,99 anziché 9,99. E vabbè, vediamo un po' come si comporta. La ragazza mi ha detto che è buona, che lei si trova bene. Dice: strucca, deterge e purifica per pelli miste e grasse, acqua micellare, viso, occhi e labbra. Tutto, tutto fa questa acqua micellare, perfetto. Senza parabeni, parabeni, accessori di formaldeide, vabbè, senza niente, dai, crediamoci. Comunque la proviamo, 200 ml, anche questa è scontata, quindi me la sono accattata. E ultimo, ho comprato la crema viso, perché mi sta finendo quella che sto usando adesso, e quindi questa qua addirittura scontata al 70%, perché praticamente c'era tutto l'espositore con gli sconti al 70%. Ho guardato un attimino, appena ho visto la crema, tra l'altro il, se non sbaglio, 50 ml, me la sono subito presa. Anche questa l'ho presa, ma no, che calda ragazzi, me la sono presa, allora, estratti è crema gel, idrata e opacizza per pelli miste e grasse, sempre profumazione mela verde e kiwi, è proprio tutta la, cioè è tutta la linea per pelle grassa ovviamente. Questa era scontata al 70%, quindi invece che pagarla 19,99 l'ho pagata 5,99 euro, quindi visto che sapevo che l'altra, c'è ancora qualche applicazione ma la sto finendo, me la sono subito presa. E niente, quindi questi qui erano gli acquisti di Bottega Verde. Essendo che ho acquistato due prodotti della linea Solari, l'altra volta ne avevo acquistati tre e con tre prodotti mi davano in omaggio la pochettona grande, che mi trovo bene, carinissima, e in questo caso ho preso due prodotti della linea Solari, quindi il regalo mi è venuta lei, che l'ho già aperta, che è una pochettina da dove mettere i costumi bagnati. È piccolina, ma secondo me è veramente carina, perché io ogni volta, non so, o li metto nei sacchetti, insomma, quelle cose lì, però la pochettina secondo me è una figata, cioè ti dà, cioè tu col sacchetto e la pochettina, vabbè, no, vabbè, è carina, e ci metterò i costumi bagnati miei di Justin quando andiamo via dal mare, così almeno sono tutti qua, arrivo a casa, la svuoto direttamente in lavatrice, carina, dai, comunque è il regalo e quindi... benissimo. E questi erano gli acquisti che ho fatto da Bottega Verde oggi. Poi invece cos'altro ho comprato? Allora, sempre parlando di capelli, ho acquistato un altro balsamo istantaneo, perché avevo fatto il video dei balsami istantanei che ho finito ultimamente, quindi ne dovevo comprare uno. Onestamente ne avevo addocchiato uno di Biopoint, però quando vado in questi posti qua, questo l'ho acquistato da Lilla qua, quando vado da Lilla Poati, Gotà, cose così, io compro sempre le cose in offerta. Ora, non che mi faccia andare bene qualsiasi prodotto che non mi piace, però questo qua è un buonissimo prodotto di una linea professionale, l'ho pagato 4,99 euro, e quindi, cioè, sinceramente, ho detto vabbè, proviamo anche questo, essendo che era buono uguale, l'altro mi costava quasi sui 7 euro, 8 euro, mi ricordo, quindi comunque ho detto proviamo questo. Allora, questo, il marchio è Alama, non so se si legge Alama, Alama, vabbè, Alama Professional, questo qua. Io l'ho comprato da Lilla qua, l'ho pagato 4,99 euro, perché c'era lo sconto questa settimana, se no costava di più, ma non ho più lo scontrino, vabbè, ho buttato tutto. E questo qua è, allora, senza parabeni, senza slesse, senza siliconi, e, idratante, senza risciacquo per capelli secchi. Vediamo se dice qualcos'altro. Allora, spray idratante leggero per capelli secchi senza risciacquo, con olio d'argan, ideale per capelli secchi, impoveriti e disidratati. Restituisce vitalità senza appesantire. Quindi, visto che comunque volevo comprarne uno, e questo è della linea professionale, anche lui costava intorno agli 8 euro, ma l'ha scontato, quindi ho preso lui. Vediamo un attimino come ci troviamo. Quindi questo qua lo voglio proprio provare, non ho neanche sentito il profumo. Ma una profumazione di fresco, non è una profumazione troppo forte. Comunque lo voglio mettere alla prova, voglio vedermi un po' come mi ci trovo. E quindi per i capelli ho finito. Ultimi due acquisti. Allora, in farmacia c'era lo sconto ieri del 30% su tutti i prodotti Avène. Io uso i prodotti Avène per Justin, quindi la sua crema solare è dell'Avène, mi trovo benissimo, l'ho sempre usata, e mi ero dimenticata di comprare il latte, il dopo sole, e non volevo usare il mio, perché comunque il mio è uno di quelli rinfrescanti, tipo effetto freddo, non lo so, non mi piaceva, preferivo comprare questo qua, e quindi ho comprato scontato, invece che mi sembra 19,90, l'ho pagato 15,
può essere una cosa del genere, ed è il 400 ml, quindi all'uso mi sono fatta due calcoli, mi ho detto beh, il 400 ml ci può stare, tanto io lo uso tutta l'estate, ora andremo in vacanza, andremo 15 giorni, già stiamo andando al mare tutti i giorni, comunque anche in vacanza, mattina e pomeriggio tutto il giorno, quindi la farò fuori sicuramente, e mi trovo benissimo con l'Aven, perché tra l'altro Justin ha una pelle molto delicata, sempre che pruriti, cose, quindi comunque ha bisogno sempre di prodotti buoni e insomma prodotti buoni, delicati, testati, senza schifezze eccetera. Io con Aven per me è proprio una conferma, mi trovo benissimo. Questa qua è ristrutturante dopo sole, è un latte gel appunto per pelli sensibili, io l'ho preso per lui ma va bene per tutti, quindi poi se finisco il mio c'è questo, ovviamente userò anche questo. Comunque è questo qua. E ripeto, con lo sconto del 30 l'ho pagato 15 euro il 400 ml, quindi un bel bottiglione. Come ultimo acquisto ho voluto provare lui. Allora, in realtà questo qua te lo faccio vedere perché l'ho acquistato tipo settimana scorsa, ma è appunto una novità. L'ho già provata, cioè penso che ne decanterò le lodi per non so quanto, mi piace da morire. Cos'è? È un allora, è una maschera viso purificante al carbone bianco giapponese, con il 98% di ingredienti di origine naturale, è vegana, 100% verde, senza schifezze, senza niente, mi piace da morire, ti faccio vedere, l'ho pagata pochissimo, allora è un 100 ml di prodotto, ma cioè, non è che la maschera la usi propriamente tutti i giorni, e quindi comunque è un bel barattolone pieno, mi piace da morire. Se hai la pelle grassa, ma comunque l'ho provata solo una volta, ma quando l'ho levata mi sono sciacquata, ho detto ma davvero? Quindi io già te ne parlo bene, ma poi ovviamente la proverò, la riproverò, la riproverò, e poi te ne parlo un po' meglio in un altro video. L'ho pagata, questa qua l'ho comprata da Tigotà, e mi sembra di averla pagata, da quello presa una settimana fa, intorno ai 4,99 euro. Comunque, se è veramente buona come è sembrata al primo utilizzo, mi piace da impazzire, e poi non costa neanche tanto, per lo più io l'avevo già detto in un video, io vabbè mi faccio le maschere a volte a casa, però non sempre ho il tempo di mettermi lì a fare le mie argille, quindi ogni tanto questa qua è lì pronta, dopo la doccia me la metto e insomma ne ho diverse, ecco, poi magari te le faccio vedere in un altro video. E quindi niente, questi erano gli ultimi miei acquisti, capelli, skincare, corpo e quant'altro. Ci vediamo al prossimo video, se questo video ti è piaciuto mi raccomandati per favore lasciami un pollice in su e ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanellina, così quando giro un nuovo video ti arriva subito la notifica e ti tengo un po' di compagnia. Ci vediamo alla prossima, ti ringrazio, ciao!